Ciao amici Tecnoandroid, sono Davide e sono in compagnia di Fitbit Sense 2. Finalmente arriva il pulsante fisico adatto, ha delle ottime metriche salute con tanto di elettrocardiogramma e saturimetro. Le funzionalità smart devono invece maturare un pochino, ma scopriamolo insieme subito dopo la nostra sigla! In confezione, oltre al Fitbit Sense 2, troviamo un secondo cinturino più lungo. Il formato è proprietario, si aggancia e si sgancia facilmente con un pulsantino nella parte posteriore della cassa. Troviamo anche il connettore per la ricarica di tipo magnetico, si va a posizionare sempre dietro dove è presente la sensoristica. Cassa da 40.5 mm per lato, design quadrato, con bordi curvi, spessore di 11,2 mm e peso attorno ai 37 grammi. Fortunatamente ci si dimentica di averlo al polso, anche il cinturino è molto confortevole e anche il meccanismo di chiusura è abbastanza affidabile, non mi è mai capitato che si slacciasse. Disponibile in diverse colorazioni, grigio scuro, bianco lunare o blu nebbia. Il display è un ottimo AMOLED, risoluzione 336x336, molto ben visibile sotto la luce del sole in ogni condizione, si attiva molto rapidamente con la rotazione del polso, questo rende superfluo l'Always On Display che comunque è presente, ma purtroppo incide davvero tanto sul consumo della batteria. Sul display è presente lungo i bordi una sorta di pellicola che in realtà è parte dell'elettrocardiogramma integrato nel Fitbit, che adesso non è più solo affidato alla sensoristica sotto la cassa, ma dovremmo andare a posizionare anche pollice e indice sul display, questo per una rilevazione più affidabile. Resistente all'immersione fino a 5 atmosfere, quindi adatto anche per monitoraggio degli allenamenti in piscina e del nuoto in generale. Grande novità è il pulsante fisico sul lato sinistro. Il precedente Sense aveva un pulsante a sfioramento veramente detestato dalla comunità. Qui troviamo un pulsante con pressione singola, si va nel menu delle applicazioni e delle funzioni, con doppia pressione si rientra in un altro menu dove è presente Alexa o il menu delle impostazioni o Fitbit Pay. Con una pressione prolungata andremo invece a richiamare l'assistente vocale e qui potremo avere solo Alexa, una delle prime stranezze di questo Fitbit, già di proprietà di Google, strano non poter scegliere l'assistente vocale di quest'ultimo brand. Interfaccia molto semplice e intuitiva, possiamo navigare tra le diverse schermate, verso sinistra e destra in modo circolare, poi si torna sempre alla schermata principale, a sinistra richiamiamo gli ultimi allenamenti, le ultime attività, abbiamo poi il metro, timer, le risposte corporee, il sonno, il battito cardiaco, un riepilogo delle attività odierne, i passi e poi si torna alla watch face principale che può essere sostituita con altre dell'applicazione Fitbit e possono anche essere personalizzate queste schermate. Funziona molto bene per la ricezione delle notifiche, è possibile collegarlo a diverse applicazioni e applicazioni di messaggistica. Potremmo andare a rispondere a WhatsApp o a Telegram direttamente con una faccina o anche utilizzando il dispositivo con i suoi microfoni andando a dettare la nostra risposta, abbastanza affidabile, riconosce bene la lingua italiana. È possibile andare a dettare grazie proprio ai microfoni integrati, presente anche un altoparlante, è prevista un'implementazione futura delle chiamate direttamente dall'orologio. Questa è una delle stravaganze, delle cose su cui non è ancora pronto, come Google Wallet che al lancio non è ancora presente, cioè Fitbit Pay, che purtroppo però in Italia non è supportata da tantissime banche e in futuro arriverà anche la compatibilità con Google Maps per poterlo utilizzare anche per la navigazione. Questo insieme al fatto che come assistente vocale non possiamo scegliere Google Assistant è una delle stravaganze che mi fanno valutare questo smartwatch come un pochino immaturo, un pochino stravagante.
Lato sensoristica è come avere al polso un piccolo dottore personale. Molto completo, ha un elettrocardiogramma che è stato approvato dall'ente statunitense Food and Drug Administration ed è anche approvato dalla comunità europea. Quindi è serio e abbastanza affidabile, anche se comunque non è un dispositivo medico. Comunque aiuta a monitorare il vostro stato di salute e il vostro benessere generale. Consente di monitorare la frequenza respiratoria, la frequenza cardiaca, ha anche un allarme per eventuali fibrillazioni atriali. Monitora tutti questi dati ed è possibile anche esportarli su un PDF molto completo con la rappresentazione del tracciato dell'elettrocardiogramma che potete portare al vostro medico di base. Grande importanza è stata data da Fitbit alla presenza del sensore dell'attività elettrodermica. È possibile monitorare il nostro stato di salute e di benessere con questo ulteriore sensore. È necessario indossare il nostro Fitbit e poi appoggiare il palmo della mano sul display. Questo consentirà all'orologio di effettuare una misurazione del nostro stato di salute. Dall'applicazione possiamo anche andare a registrare il nostro benessere percepito, andando a indicare se siamo magari stressati o felici, presenti esercizi per la respirazione guidata, nonché una serie molto hippie o new age di esercizi di rilassamento, di introspezione, in cui saremo guidati da una voce che ci suggerirà di guardare dentro noi stessi e di concentrarci sulla nostra respirazione per rilassarci. Stranissima l'implementazione dei sensori della saturazione del sangue e della temperatura che lui rileverà la notte, consentendovi poi di vederli in un report mattutino. Anche andando a installare una watch face dedicata sulla saturazione, non è possibile effettuare una registrazione puntuale e vedere questo dato. Un'implementazione che mi ha lasciato un po' perplesso su questa sensoristica. Incorpora un ricevitore GPS GLONASS, la cui affidabilità non mi ha convinto del tutto. Confrontandolo con il GPS dello smartphone, sottostima un pochino i chilometri percorsi e il tracciato non mi è sembrato estremamente affidabile. Sono tantissime le attività sportive che potremmo andare a monitorare. Bici, corsa, camminata, tapis roulant, spinning, allenamento muscolare, yoga, ellittica, nuoto, aerobica, bootcamp, canottaggio, core training, crossfit, sci di fondo, danza, golf, kayak, veramente un'infinità. Peccato manchi sempre il salto della corda, che è un'attività che a me piace molto e non trovo mai nessuno smartwatch. Conclusioni su Fitbit Sense 2. 299 euro, non sono certo pochi, ma finalmente abbiamo il pulsante fisico, il display è molto ben visibile in ogni condizione di luminosità, ottima l'autonomia e veramente tantissimi gli spot che potremmo andare a monitorare. Mi è piaciuto soprattutto lato sensoristica, in particolare l'elettrocardiogramma con possibilità di estrarre i dati e portarli in PDF al nostro medico. Peccato per la parte smart in cui manca qualcosa, soprattutto quelle features che per adesso sono soltanto delle promesse, come Google Wallet, Google Maps e la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dallo smartwatch. Quindi per adesso direi rimandato al 2023. Da Davide per Tecnoandroid, ci vediamo alla prossima recensione. Un saluto a tutti!